Ciao a tutti ragazzi di Dinorec, bentornati sul canale. Oggi vi parlo del nuovissimo Tyrannosaurus Rex della Eofauna. E nonostante lui possa sembrare apparentemente un giocattolo, vi assicuro che è un modellino scientifico che riproduce molto fedelmente quello che probabilmente era il reale e regale aspetto di Tyrannosaurus Rex o Tyrannosaurus Imperator. Partiamo a bomba. E già, perché la casa spagnola a fianco alla specie Tyrannosaurus Rex, vedete, ci ha messo un barrato Imperator, ragazzi. E questo mi fa pensare che ci sia lo zampino del vecchio Gregory Paul. Vi ricordo che è recente lo studio di un team di 3 ricercatori del College of Charleston, tra cui appunto Gregory Paul. Loro hanno tentato di riclassificare Tyrannosaurus aggiungendo alla specie Rex anche quella di Tyrannosaurus Imperator, e dato che non c'è due senza Trex, hanno aggiunto anche la terza specie, Tyrannosaurus Regina. Quindi non più una sola specie, bensì 3. Lo studio evidenzia differenze soprattutto nei denti e nel femore, quindi non più una sola specie per Tyrannosaurus Rex, ma 3. Vi ricordo che lo studio è firmato addirittura come primo autore da Gregory Paul, il quale fa parte anche del team Eofauna, quale ha firmato diversi paper proprio con Asier Larramendi, fondatore e direttore generale di Eofauna. E quindi non stupisce se qui leggiamo anche Imperator. Gregory Paul era da tempo che cullava il sogno di un paper eclatante, e con questo ci è riuscito. Tra l'altro, la comunità scientifica non ha preso benissimo l'idea di Gregory di suddividere Tyrannosaurus in 3 specie. Parte della comunità scientifica, al grido di "Don't touch my Rex", si è scagliata contro il povero paleoartista, reo di aver nominato l'innominabile, profanato l'improfanabile, cullato l'incullabile. Ossia l'utopica idea di togliere l'esclusività alla specie Rex, che già dal nome dovrebbe infondere abbastanza timore. Uno studio successivo condotto dal paleoesperto di tirannosauri Thomas Carr ha riesaminato i dati e ha trovato diversi problemi con i metodi, tra cui un campione comparativo limitato, misurazioni non comparabili e tecniche statistiche improprie. Lo studio di Paul ha esaminato un numero davvero limitato di campioni, senza considerare che alcune specie di dinosauri aviani odierni presentano una variabilità in forma e grandezza delle ossa ben maggiore di quella riscontrata sui tirannosauri. Per il povero Gregory Scott Paul sono state fin da subito dinosauri aviani per diabetici, ossia uccelli non zuccherati. Detto questo, Eofauna ha comunque deciso di supportare il vecchio Greg e ci ha dato questa doppia possibilità: Rex e Imperator. Chi vuole può vederlo come Rex, chi vuole come Imperator. A voi la scelta, cari amici umani non aviani. Ma sappiate che per quanto mi riguarda esiste una sola specie ed è Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex Eofauna viene venduto così, senza scatola, con questa, diciamo, base in plastica, la solita card da collezione e un cartoncino con scritto "Sioux" al posto della specie. Ragazzi, questo è una riproduzione del Tyrannosaurus Sioux. Insieme al modellino viene fornita questa volta una basetta, ed è la prima volta per Eofauna. Dopo che il Giganotosaurus ha presentato parecchi problemi di stabilità, direi che era necessario, ma è un'aggiunta davvero non scontata. Andiamo a vedere innanzitutto il Tyrannosaurus Rex come sta sulla basetta. Notate che il Tyrannosaurus Rex è capace di reggersi da solo sui suoi piedi, però è sempre meglio poter contare su una basetta. E io lo voglio vedere adesso come sta, come si incastrano i pioli dentro appunto i piedi del dinosauro. Ed eccolo qua. Non esagero a spingerli dentro perché ho paura di allargare troppo il piede. Diciamo che così va più che bene. Facendo un altro po' di pressione abbiamo la praticamente completa stabilità del modellino. È molto stabile sulla sua basetta, ricordo che si regge anche comunque sui suoi piedi senza bisogno di questo supporto. Per esperienza so che spesso il PVC fa il burlone e i pioli in alcuni modellini cedono con il tempo. Vi consiglio comunque lo stesso di procurarvi un bello stand in plastica all'altezza del collo, così nel caso in cui dovesse cedere la plastica avete sempre lo stand che sorregge il modellino.
Così dormite sonni tranquilli pure nei giorni più caldi di agosto, quando l'effetto serra dà il meglio di sé e la vostra cameretta vi ricorda quella volta che siete andati in gita nella Death Valley e tutti i modellini che dalle mensole vi cadono in testa, manco foste sulla prua del Titanic inclinato. Va bene, adesso partiamo con le misurazioni. Il modellino è lungo poco meno di 30 cm. L'altezza con la basetta è di 14 cm. La scala, vi ricordo, è 1,35. Adesso lo misuriamo anche senza la sua basetta. La lunghezza è la stessa, mentre l'altezza è poco meno di 13 cm. Direi 13 cm sulla punta della testa, mentre verso il muso 11,5. Questo modellino si basa sullo scheletro del Tyrannosaurus Rex esposto al Field Museum di Chicago, ossia Sioux. In genere Eufauna scolpisce i suoi modellini in scala 1,40. Sono contento che questa volta la furbacchiona di Eufauna ha ceduto al fascino dell'1,35, la scala più usata in assoluto nell'ambito della, diciamo, dei modellini di dinosauri. Questo modellino rappresenta benissimo la figura in scala di Sioux. Tutto sommato apprezzo molto questa svolta all'1,35, molto più in linea con la maggior parte dei modellini sul mercato. Lo trovo della dimensione perfetta per un modellino e soprattutto per un tirannosauro. Non troppo grande, ma abbastanza grande da poterne apprezzare i pregi. Perfetta così. La posa è classica, raramente i marchi si avventurano in pose strane quando si tratta di tirannosauro. A parte lui, Eufauna resta sul classico. Passo da camminata domenicale a caccia di cibaglia varia. Piede sinistro alzato che gli conferisce un certo grado di dinamicità, questo modellino è piacevole da ogni angolazione, da ogni punto di vista. Anche se, diciamo, frontalmente, vedete con la coda sinuosa che si intravede un pochino, diciamo se lo inclinate un po' si vede così, ecco, guardate che bello. Dà il meglio di sé, si percepisce proprio la camminata, molto molto bello. Se proviamo ad avvicinarlo un po' in camera, vedete un po' l'espressione da orso yogi. È un T-Rex che farà felici coloro che vedono nel Tyrannosaurus Rex un dolce animale coccoloso da compagnia. No, sto scherzando, ovviamente l'espressione da mammifero, chiamiamola così, è dovuto al fatto che alle labbra. Eufauna ha scolpito un dinosauro pet con labbra. Diciamo che è lo stile classico dei tirannosauri scolpiti, stile varano di Komodo. Frutto del paper di Cullen et al, vi ricordo, ormai li stanno scolpendo tutti così. È la moda del momento e c'è stato uno studio, quindi è giusto così. Lo standard è stato ridefinito. L'assenza di denti visibili a bocca chiusa. Questo è il nuovo standard. Vedete? La faccia proprio da orsetto. La completa assenza di visibilità dei denti inquadra il preciso momento storico, più naturalistico che pop, e va bene così. Il modellino ha molto carisma e mi piace molto quando è ripreso dal basso, che sembra quasi annusare l'aria in cerca di odori favorevoli all'approvvigionamento. La cosa che mi piace di più è il collo leggermente inarcato. Vedete come piega a sinistra? Sembra un po' quei cagnolini che piegano la testa come per dire «Amico, ho fame!». Ovviamente tra i difetti più visibili c'è la giuntura qui della testa. Non mi piace quando, vedete, si vede qui proprio la linea che unisce la testa al resto del corpo. Non apprezzo molto questa cosa, ma devo dire che il colore scuro e le macchie in quella zona mimetizzano un po' questa linea di giuntura. La gasatura che si prova quando si spalancano le fauci è uno dei momenti più epici dei modellini con labbra, perché tu lo vedi così senza labbra e dici «Dove sono i denti?». Appunto, vai ad aprire e dici la stessa cosa «Dove sono i denti?». Beh, ragazzi, l'interno della bocca è apprezzabile, vedete, si vede lo sforzo Fauna nel riprodurre un interno degno di nota, degno dei suoi concorrenti, perché ormai tutti fanno interni della bocca abbastanza curati. Vi faccio vedere bene adesso con la luce, se riesco a trovare la quadra. Guardate che bello comunque, anche la gola. Hanno scolpito tutto tutto molto bene, ragazzi. È un interno della bocca curato. Mi piace anche lo sporco che gli hanno dato proprio al, vedete, alle mucose, alla lingua. Tutto zozzo, forse un po' più scuro, più che questo rosa chiaro, avrei gradito di più forse come contrasto, però va benissimo, va benissimo. E Eufauna scolpisce i suoi modellini in
PVC, non in resina rigida, ma riesce comunque a raggiungere un ottimo livello di dettaglio. Lo avevamo già visto con il suo Giganotosaurus e tutti gli altri splendidi modellini, ma qui il livello sale ulteriormente, si ha la sensazione di essere di fronte a una piccola statua in resina. E solo quando si tocca con mano ci si rende conto invece che è plastica. Non proprio morbidissima, comunque rientra nel range della plastica morbida. Facendo il rapporto con Siu, le proporzioni sono rispettate. Nonostante il modellino sia bello massiccio, regge bene lo scontro con la gravità e ha un equilibrio perfetto, pure così, senza basetta. Lo potete sbatacchiare anche un pochino, vedete, dondola ma non cade. Personalmente questo aspetto lo apprezzo davvero tanto, spero che possa veramente reggere gli anni così. Nota di merito al meccanismo di apertura a bocca, non ho mai visto in un modellino un meccanismo così perfetto. Complimenti Eufauna, che col suo Giganotosaurus ce ne aveva veramente fatte dire di tutti i colori, e invece questo è perfetto, questi sono i passi veramente da sauropode che voglio. Ma la cosa davvero sensazionale in questo modellino è la colorazione. Pattern e scelta cromatica azzeccatissima, non a caso è stato dipinto da Atucin, uno dei più bravi paleoartisti in circolazione. Mi piace il giallo applicato ad un teropode, la testa scura invece mi ricorda un po' Kiss della Ribor. Pur essendo un colore particolare, rientra comunque nello stile Eufauna. Il giallo fu utilizzato anche per colorare il loro Atlasaurus. In questo T-Rex i colori restano colori della terra, diciamo abbastanza caldi, però c'è una particolarità, è un T-Rex così, ragazzi, mai visto. Questo reticolato richiama pure un po' l'Atlasaurus, era meno evidente nell'Atlasaurus, qui è veramente appariscente, e l'alternanza verde-giallo davvero mi rimanda a una vecchia leggenda, ragazzi, dei tirannosauri. Il mitico, leggendario tirannosauro della Battat, fuori produzione ormai da anni, eccolo qui. Tyrannosaurus Rex. Il colore, che non è il classico marrone, è un giallo reticolato sul ventre. Vedete che poi sfuma e diventa completamente giallo sul panzone, e mi ricorda un po' il biacco, il serpente innocuo che abbiamo qui in Italia. Mi ricorda molto anche le lucertole monitor. Diciamo, richiama un po' i rettili in generale, ma soprattutto il grande Atucin, secondo me, ha basato questa colorazione su alcuni varani, come il varano del Nilo con la sua tipica colorazione verde scuro macchiata di giallo, o il Varanus Salvador, che da non confondere con il Varanus Salvadori, che è molto più grande. Questo è il Varanus Salvator, il varano d'acqua asiatico. Ovviamente non possiamo sapere se i tirannosauri avessero o potessero avere questo tipo di colorazione, ma esistono studi che ci possono anche solo lontanamente indicare la tipologia del colore che poteva avere un tirannosauro? Ad oggi no. Purtroppo quello del colore è uno dei più grandi misteri che si portano dietro i dinosauri dalla loro estinzione. Ovviamente i dinosauri non aviani, perché poi il mondo, sappiamo, è pieno di dinosauri aviani. Io apprezzo comunque la colorazione Eufauna, perché rispetto all'ambiente in cui viveva Tyrannosaurus Rex la trovo abbastanza plausibile. Sappiamo che l'habitat del T-Rex doveva essere ricco di vegetazione, e questo pattern e questa colorazione mi sembrano abbastanza indicate per un eventuale scopo mimetico. Sicuramente molto più del classico marrone. Questa colorazione esalta il mimetismo, fondamentale per un grande predatore. La parte inferiore più chiara è un classico. Oggigiorno questo tipo di mimetismo, chiamato controombreggiatura, counter shading, è presente in molti predatori. Basti pensare ai coccodrilli, ma anche al giaguaro, ma anche alcuni uccelli predatori come il falco pellegrino, che tra l'altro ha la testa scura. La testa così scura esalta la luminosità degli occhi, scolpiti con un diametro di appena un millimetro. L'occhio così piccolo è giusto, vi ricordo che lo fanno tondo con la pupilla tonda proprio per richiamare gli uccelli. La testa così scura ovviamente fa perdere molto dettaglio alla figura, anche se potete, grazie alla mia telecamera e alla sapiente abilità scultoria del team Eufauna, apprezzare comunque, vedete, tutte le squame che hanno riprodotto sulla faccia. Le squame restano ancora ben distinguibili.
Le più grandi sono nella zona labiale, dovuto ovviamente alla presenza di foramina. Questo deriva dagli studi del dottor Carr, ragazze, su Daspletosaurus horneri. Questo è il Daspletosaurus della PNSO. Vedete come sul rostro e nella parte dove c'è la congiunzione proprio con i denti, vedete come abbiano scolpito queste squame inspessite, questi ingrandimenti. Questo dinosauro è stato pensato per essere soprattutto notturno, direi. Probabilmente i dinosauri erano tetracromatici come gli uccelli, ma nessuno sa di preciso quando il T-Rex cacciasse. Forse la notte? La colorazione di questo dinosauro mi sembra coerente con un tipo di caccia notturna. E poi, secondo me, vederlo al buio, guardate anche sopra il dorso, ragazzi, adesso ve lo sto facendo vedere qui sopra, vedete come ci siano anche delle striature grigie che vanno a rompere un po' la monotonia del nero, del verde scuro che sembra nero. Guardate com'è bello da questa angolazione. Bellissimo. Questo vederlo, ragazzi, provo a spegnere i faretti, immaginatelo veramente la notte. Vedete, già così si percepisce il grado di mimetismo, vedete, rimane solo la parte più chiara, ma lui non si vede più, scompare nell'oscurità. E vedete adesso, immaginatelo nelle fronde, immaginatelo in una foresta cupa, immaginate che lui cammina così. Dall'alto probabilmente gli animali vedono soltanto una macchia scura. A mio modo di vedere la colorazione è davvero molto bella e sicuramente particolare. Il modellino è dipinto molto bene sul corpo, sulla coda, sulle gambe e sul dorso, dappertutto, anche sulla testa, devo dire. L'unica parte, analizzandola, che non mi piace come hanno effettuato, diciamo, il painting, sono i denti, perché secondo me già sono piccolini e nascosti dalle gengive. Se poi mi colorate anche quel poco che abbiamo di rosa, è la morte dei denti. Vedete qui sotto come mi abbiano colorato la base del dente di rosa. Bastava un po' più di precisione e il dente sarebbe stato esteticamente più gradevole. Anche per quanto riguarda gli artigli vale la stessa cosa. Vedete come sia una continuazione del colore del braccio, ma io avrei preferito indubbiamente uno stacco, non tanto perché lo trovo più plausibile un colore chiaro per le unghie, piuttosto per dargli proprio la differenza rispetto al piede, così mi sembra uno stivale tutto intero, così. Però veramente sono davvero dei micro dettagli, chiamiamoli così. Nonostante sia apparentemente un giocattolo, questo è un modellino che ricopre la nicchia del collezionismo, quindi compratelo ed esponetelo sulla vostra bella mensola. Il costo è equiparabile a quello di un giocattolo che si trova tranquillamente in qualsiasi negozio, ma questo è un modellino da collezione. Brava Eofauna che riesce a darci questi modellini scientifici sempre a un ottimo prezzo per noi europei. Eofauna ha optato per scolpire il suo Tyrannosaurus Rex squamato, con una leggera presenza di piumaggio qui sul dorso. Vedete qua come ci siano delle, diciamo, piccole protopiume, piccole piumette, si nota soprattutto in questa parte qua, vedete? Dei piccoli filamenti qui sul dorso. Vi ricordo che le uniche impronte di pelle ritrovate su Tyrannosaurus Rex hanno evidenziato nelle zone di collo, bacino e coda assenza di piumaggio. È lecito quindi pensare che il teropode carnivoro più massiccio ed evoluto di sempre non le avesse, ma dato che i suoi antenati avevano le piume, lasciamoci il beneficio del dubbio. Un po' di peluria sul dorso è ben accetta. Riprodurre tirannosauri con qualche piuma non è assolutamente un errore. Le squame sono riprodotte molto bene comunque e per il prezzo al quale vengono vendute siamo davvero a livelli quasi irraggiungibili. Il modellino in generale è davvero ben realizzato. Sul mercato ci sono tanti tirannosauri ben fatti. Lui però mi ha colpito davvero tanto per due motivi. La cosa che più mi ha convinto in questo modellino, a parte il colore, è sicuramente l'articolazione della mascella, ragazzi. L'articolazione della mascella è un'innovazione e questo modo di chiusura a bocca così unico, particolare, è la prima volta che lo vedo in un modellino.
restituisce una forma della bocca diversa da quella alla quale siamo abituati a vedere nei dinosauri, nei modellini. Mi piace innanzitutto il fatto che, ok, non si spalanca del tutto, arriva fino a qui, però notate come la possiate mettere in qualsiasi posizione, non balla mai, è sempre molto solida fino a serrare completamente le fauci. Notate anche come la mascella inferiore sia arcuata, vedete? Questo è anche un altro aspetto al quale non siamo molto abituati. E c'è anche dell'overbite, vedete come i denti dell'arcata inferiore si vadano a incassare sotto i denti dell'arcata superiore. Si vede giusto un pochino, uno spazio leggerissimo, ma comunque direi che è più che soddisfacente il risultato. Il muso si restringe molto, mi piace che in questo modellino nulla è lasciato al caso, le narici sulla punta del muso, questo ci sono degli studi proprio di Whitmer a proposito, è la tipica visione binoculare, vedete gli occhi, tipica visione stereoscopica, a sottolineare la sua natura da predatore maximus del suo periodo, che vi ricordo essere Cretacico superiore. Lui è uno dei dinosauri che erano presenti quando è caduto il famoso meteorite. È stato uno degli ultimi dinosauri non aviani a calcare la Terra. L'attaccatura alla testa è visibile, si può notare qui, all'altezza proprio del foro auricolare, peraltro scolpito benissimo. Si vede questa, diciamo, giuntura è presente in tutti i modellini, ragazzi, ci sono modellini dove si vede molto meno, però è così, il colore tende a nasconderla un po' di più perché è scuro, ma comunque resta visibile. Mi piace che abbiano scolpito le creste lacrimali meno rispetto ad altri tirannosauri. Questo deriva probabilmente dal fatto che in Sioux sono state ritrovate meno prominenti, meno importanti rispetto ad esempio altri tirannosauri come Stan. Gli hanno dato una spruzzata di colore qui sul dorso. Io probabilmente avrei staccato ulteriormente, magari con del verde e dell'azzurro, per renderlo ancora più particolare. Dettagliata anche la zona del giugale, vedete le squame e l'epiguale, si riesce a notare che è questo piccolo osso a forma di triangolo sulla guancia, praticamente si può vedere molto bene da questa angolazione, vedete qui questa zona qua, qui questo è l'epiguale, l'osso giugale, e si vede proprio a punta, forma triangolare. I dettagli ci sono anche se restiamo ancora un po' lontanucci dalla manifattura WeDragon o Nanmu, anche PNSO leggermente migliore, però apprezzo i progressi Eufauna. E soprattutto non dimentichiamoci il prezzo, non smetto di dirvelo, il prezzo è sicuramente il meglio che potete trovare, questo è il meglio che potete trovare come rapporto qualità-prezzo sul mercato, almeno per noi italiani in Europa. Vi ricordo che l'Eufauna è un marchio europeo, un marchio spagnolo. Tyrannosaurus Rex Eufauna raffigura il modello in vita del celebre scheletro di FMNH PR2081, per tutti conosciuto come Sioux. Il più famoso T-Rex mai ritrovato. Ho già parlato di Sioux nella recensione di Cameron, il T-Rex della PNSO, basato anch'esso sullo scheletro di Sioux. Questo modellino è stato fedelmente basato su analisi tomografiche computerizzate a raggi X ad alta risoluzione. È la più fedele rappresentazione di Tyrannosaurus Rex sul mercato per quanto riguarda l'esemplare Sioux. Il lavoro, come al solito, è stato eccezionale e ad oggi Tyrannosaurus ha tutti gli aggiornamenti riguardo i più recenti studi. Notate come la bocca chiusa nasconda tutti i denti, ovviamente questo grazie al recente studio di Cullen et al, che ipotizza per i tirannosauridi una bocca simile a quella dei varani. I denti dell'arcata superiore, quindi, alloggiano nello spazio che si crea tra i denti dell'arcata inferiore e la pelle esterna. La pelle, nella parte superiore, invece scende un po' a tendina, conferendo al dinosauro questo aspetto simile a un cane. È la death teeth, la morte dei denti. Il dinosauro, anche a bocca aperta, non mostra uno degli aspetti che lo ha reso celebre negli anni, la sua incredibile dentatura. All'interno della bocca hanno scolpito le coane, che le potete notare sono quei due fori sul palato. Guardate come hanno anche dato una pittura lucida all'interno della bocca per renderla salivata. Bellissimo. Ma la vera chicca di questo modellino è l'assenza del rictus. Vi faccio rivedere il Daspetosaurus, vedete come ci sia questo lembo di pelle
tra l'arcata superiore e quella inferiore, e invece in Tyrannosaurus Rex Eufauna è praticamente assente. Perché? Perché praticamente gli hanno tolto anche la membrana di pelle che si forma quando uno apre la bocca, hanno fatto questa bocca da uccello. Mi piace soprattutto il fatto che l'articolazione, ripeto, è molto molto solida. Questo è un passo avanti per Eufauna. Siamo da sempre abituati a modellini che mostrano questo lembo di pelle, peraltro PNSO qui l'ha fatto davvero molto bene, sembra carne vera, però personalmente apprezzo molto il fatto che Eufauna si sia spinta verso terreni inesplorati. Mi piace quando i marchi sperimentano, e questa devo dire che è un'innovazione che troverà secondo me un seguito anche in altri marchi. Questo non è un giocattolo, ve lo ricordo, è un modellino da collezione. Rispettate questo modellino, compratelo se avete il desiderio di esporlo. Mi piace davvero tanto, pure che da questa distanza, io sono a mezzo metro, non si notano le squame. Bisogna veramente avvicinarsi tanto per capire che la pelle è squamata. Le squame sono impercettibili. Bravissimi i ragazzi del team Eufauna che hanno riprodotto le squame in maniera maniacale, perfetta, piccolissime come è giusto che siano. Ma sul dorso ci sono queste piumette che mi gasano particolarmente. Vedete come si notano questi piccoli filamenti gasanti, perché ci rimandano un po' al piumaggio. Secondo me potevano anche colorarli un po' per renderli ancora più evidenti, e invece li hanno fatti la stessa colorazione delle squame sotto. Il piumaggio non lo avevi notato, eh? Di' la verità. La muscolatura secondo me è riprodotta molto bene, ma siamo comunque al limite, ragazzi, eh? Cioè, nel senso, leggermente meno magro e lo avrei criticato. Invece così mi sembra comunque un dinosauro in forma. Avrei preferito leggermente più massiccia forse il muscolo qui del femore, vedete come invece mi risulta un po' piatto. L'avrei preferito leggermente più bombato per mio gusto personale, non per inesattezza. Diciamo che Gregory Paul, il team Eufauna e chiunque abbia lavorato su questo tirannosauro ha adottato una linea abbastanza conservativa rispetto ad alcune nuove rappresentazioni che recentemente circolano, che vedono l'animale decisamente più robusto, a volte proprio cicciotto, forse fin troppo grosso. Questo modellino tutto sommato è equilibrato, e solo dall'alto si può vedere il gonfiore della pancia. Vedete qua come lateralmente proprio faccia una sorta di botte. Guardate il panciotto, comunque è un bel pancione, dovuto anche al fatto che hanno contemplato ovviamente per Sioux, come giustamente c'è anche lo scheletro esposto a Chicago, le gastralia, le ossa sotto le costole, che in passato invece, quando riproducevano i modelli di tirannosauro, non consideravano, non so perché. Le gambe sono della grandezza e lunghezza giusta, le ho misurate, sono in proporzione, il modellino è fedele alla scala 1.35, le braccia anche, tra l'altro risultano molto piccole e rachitiche, buttate verso il basso. Mi piace il fatto che le braccia siano orientate proprio come quelle degli uccelli. Hanno scolpito la cloaca, mi piace come hanno scolpito questa zona, soprattutto vedete qui l'osso pubico piatto, diverso rispetto ad altri modellini che in genere lo scolpiscono più sporgente. Apprezzo anche questa chicca. Avrei, non lo so, la coda, ragazzi, non mi soddisfa al 100%, l'avrei preferita più robusta, soprattutto nella zona di congiunzione con il busto, dove vedete qua, avrei preferito un po' più cicciotta questa parte, ad esaltare appunto il muscolo caudo femorale, muscolo fondamentale nei teropodi, che dava proprio la spinta, la potenza nella corsa. Ecco, questa zona qui l'avrei preferita un po' più grande. Non trovo invece scorretto l'inarcamento, vedete, verso il basso della coda. Sappiamo che ci sono stati degli studi in merito e si è un po' abbandonata la linea che vedeva i dinosauri con la coda all'insù. Invece questo qui rimane comunque abbastanza corretto scientificamente, perché la coda poteva fare questo tipo di movimento. Non mi sembra esagerato, quindi diciamo gliela do buona. Se pensiamo che 35 anni fa Tyrannosaurus Rex a livello scientifico veniva rappresentato così, diciamo che ci sono stati innumerevoli passi avanti. Questo è il modellino della Safari Carnegie.
anche lui faceva parte di una linea scientifica, una linea museale, una linea importante. Adesso invece lo standard è completamente diverso. Vedete qui come è cambiata la figura del tirannosauro. Nonostante lui sia un dinosauro al quale siamo molto abituati e che abbiamo già visto in diversi modellini, e praticamente c'è una grande quantità di tirannosauri sul mercato, infinita direi, devo dire che questo si distingue. La pagella del modellino è la seguente: alla posa io do 10, al colore do 10, nonostante non sia perfetto in alcune parti, però reputo troppo il divario con altri modellini sul mercato per quanto riguarda l'innovazione e l'originalità. Ai dettagli do 8, all'accuratezza scientifica 10, perché è praticamente il dinosauro scientificamente più aggiornato. Fattore wow 9, mi è piaciuto tanto. I pregi del modellino sono senza dubbio il fatto di avere un meccanismo di chiusura e apertura a bocca praticamente perfetto e quello di essere un modellino al passo con le ultime ricerche scientifiche. I difetti? Beh, lui non ha veri e propri difetti, io mi sento solo di indicare un grado di dettaglio e minuzie leggermente indietro rispetto ad altri marchi al vertice. Ma questo ed altre chicche ve le spiegherò meglio nel super sfidone che farò sui tirannosauri. Uscirà sul canale prima o poi, perché ora sì, posso proprio dirlo, abbiamo tanta carne di Tyrannosaurus Rex al fuoco. Da me e dal Tyrannosaurus Rex di Ofauna è tutto, ci vediamo alla prossima.